Ciao a tutti ragazzi, sono Augusto Bortoloni e oggi vi porto a fare un giro nel mio bunker, seguitemi. Che funge, diciamo, per la maggior parte come magazzino, tra virgolette come deposito, come vedete e vedremo dopo in studio, sono montate due batterie, poi vi spiegherò il perché. Qui abbiamo una terza batteria che io uso prevalentemente per i live, ce l'ho già pronta nelle custodie. Greccio Catalina Maple, ha batteria di fascia medio-alta, però fa il suo, è un gran muletto da battaglia. Misure, cassa 22x18, tom 10x8, 12x10 e 16x16. C'era anche un rullante 14 per 5 e mezzo, ma non mi piaceva e l'ho dato via. Poi faccio vedere i rullanti, quelli top. Questo è un set intero di hardware che ho, quindi ho la comodità di prendere solo i piatti e andare. Questo è il mio diploma alla Trinity College London, conseguito nel 2018 in Pop Rock Grade 8. Questa è la certificazione di preparatore Trinity. E ringrazio di tutto per il contatto col Trinity il maestro Marco Camasso. Poi abbiamo qualche foto, qualche ricordo di qualche cosa fatta, qualche evento fatto, tour, eccetera, eccetera. Qua Teatro Bellini di Napoli, Procida, bellissimo, con Giovanni Bloch, Ivana Spagna, con cui ho suonato 7 anni. Tony Esposito, Ernesto Vitolo, Gianni Nazzaro, i Kaiju, Sasha Torrisi. Qui abbiamo i miei Drum Heroes, eccoli qua. Scoiattolone dell'era glaciale. Okay, siamo sulla soglia della porta del box. Allora, qui si vede bene la sezione delle pareti. Sono doppie pareti con lana di roccia e infatti la chiusura ermetica viene fatta con due porte con doppio vetro e isolamento acustico. Ecco la seconda e fuori vi assicuro che non si sente niente, dopo faremo un piccolo test. Allora, sì, dicevo prima di arrivare sulla batteria, perché ci sono due batterie frontali? Perché preferisco avere due batterie e quindi sfruttare metà stanza, però siccome io insegno in questa struttura c'è la comodità di non alzarsi a sedersi, alzarsi a sedersi durante la lezione. Io sono fisso qui su questa batteria e l'allievo invece su quest'altra, dove ha insomma anche più strumenti, l'impianto e tutto, ok? Ok, andiamo alla batteria principale. Ok, allora, questa qui è una Drumcraft Made in Germany, serie 8, quindi diciamo la vecchia generazione delle Drumcraft. Abbiamo cassa 20x20, poi abbiamo questo credo sia un... Non mi ricordo la profondità, comunque 10, 12, 14. Il 14 qui sembra piccolino, ma è un bello profondo profondo, c'ha la sua profondità. Come rullante invece, adesso sto usando questo bellissimo Core. Vediamo se riesco a farvi vedere il marchio. Eccolo qui. Questo bellissimo Core modello Efesto. 14 per 5 e mezzo, realizzato da Rollem in collaborazione con altri artigiani partenopei, quindi made in Italy. E anche le bacchette che uso sono della Rollem, Augusto Bortoloni Signature, belle nere e natural, come il mio mito Steve Gadd. E come vedete il cerchio è abbastanza particolare perché ha tripla flangia, però c'è un arricciamento finale verso l'interno e non verso l'esterno. Questo rullante è incredibile, insomma, è fatto
forse il primo rullante in ferro mai fatto, e ha questi blocchetti che ricoprono appunto le viti, che sono in ottone, e sono i blocchetti invece sono in icori. Come pedali, allora uso per la cassa un doppio Iron Cobra P900 Power Glide. Per l'Hyatt invece questa dovrebbe essere una Yamaha 900, credo, molto bella, che ha i suoi anni ma si riporta in modo egregio. E poi qui un pedalino vecchio della Dixon che uso sul block, un cowbell dell'LP, questo è un Mambo cowbell, più invecchia più suona. Ok, le pelli sono tutte Emperor sabbiate, tranne quella del rullante, che è una Code monostrato, e devo dire ha una bellissima risposta, insomma l'ho già registrato varie volte, veramente bello. Ok, passiamo ai piatti. Allora, come Hyatt abbiamo qui un Blast Extra Dry da 15, molto bello, veramente bellissimo. Questo è uno Stax concepito dalla UFIP, che ringrazio, con cui collaboro ormai dal 2012. È un 10x10 e 12 pratica. Cioè abbiamo questo China Splash deformato in pressa, e poi uno Splash da 10 Brilliant. Li posso usare anche da solo, insomma, come effetti. Poi questo bestione qui, questo è un bel Crash Class da 20, e sopra abbiamo uno Splash sempre, diciamo, Class da 8, molto molto sottile, molto tagliente. Allora, qui come ride ho un Blast Extra Dry da 22, che adoro. In questo periodo sto usando prevalentemente questo ride. Poi ho un Crash da 18 alla mia destra, 1931, Fast China Natural da 20, e niente, adesso andiamo a vedere i microfoni. Allora, sul rullante, sulla pelle di sopra, ho questo bellissimo Audix I5, fantastico veramente. Mi sto trovando molto molto bene, ne ho preso da poco, è straordinario. E per la cordiera utilizzo un T-Bone CD55, gli stessi 55 uso sui tom per ora, situazione temporanea. Poi ho dei bei microfoni panoramici, questi sono anche a livello di qualità prezzo, sono dei Samson a condensatore. Molto belli, devo essere sincero, sono molto soddisfatto. E sulla cassa ho sempre un T-Bone, se non sbaglio dovrebbe essere un BD200. Sì, esatto, è quello lì. Come scheda audio utilizzo questa Presonus Audio Box 1818, 8 canali espandibili, ora ne sto usando solo 8. Per le cuffie utilizzo questi ear monitor, sono abbastanza economici, della KZ, o queste Beyerdynamic DT770 Pro, molto belle, veramente, isolanti. E uso un PC normalissimo per le registrazioni. Come programma utilizzo Reaper, per chi fosse interessato. Quando faccio i video utilizzo una diversa illuminazione. Quindi, oltre all'illuminazione della stanza, utilizzo questo ring in cui va la camera principale. Qui va la side cam, e poi c'è un altro faretto a LED, e giustamente anche lì la barra che non si vede da qui. Zoomiamo, la barra a LED lì, ok. Per esercitarmi e per far esercitare gli allievi, perché questo è anche uno spazio che io utilizzo con gli allievi, ho questo impianto Hi-Fi,
Pioneer, Molto bello. suono veramente veramente fedele, molto molto clean, molto pulito. Ok, qua c'è qualche CD che utilizzo per me. Scatolina magica dove ci sono viti, vitarelle, cavi, cavetti, gaffa che salva sempre tutti, tamburin. Lì abbiamo un altro jam block, libri che uso io per studiare e per far studiare i ragazzi, leggio indispensabile. Mamma che disco! Queste sono bacchette stramangiate, consumate, rotte. Questo è il mio piccolo angolino Star Wars. Sì, io sono tuo padre. Allora, su questo amplificatore Behringer ho messo in bella vista questi altri due gioiellini. Allora, questo è un Gretsch in ottone, 14 x 5,5, cerchi diecast, cordiera 40, una piccola modifica che ho fatto io, molto molto bello. E questo invece è un Tama Superstar, 13 x 6, anche lui con i cerchi diecast, molto molto bello anche lui. L'altro rullante che invece troviamo sulla batteria è quello della Drumcraft, eccolo qui, che è un rullante prevalentemente funk perché è un 14 x 4,5, vedete che è molto sottile. E come piatti, qui adesso sto utilizzando questi, però li scambio anche con l'altra batteria. Questo è un Original Hi-Hat da 14. Questo è un Natural, della vecchia serie Natural, appunto con logo bianco, da 18 Crash. E questo è un Natural Medium Ride da 22. Questo è per il rock, per il pop, è veramente una bomba. La batteria invece è una Tamburo Formula anno 2001. Quindi anche qui, come sulla Drumcraft, abbiamo tutti i fusti Keller 10, 12, 14 e ho anche il 16, lo devo far mettere a posto. E prima avevo anche un 8 che ho dato via perché insomma non lo usavo, è una misura che non mi piace. Ok, qui vediamo il pad modulare della Rolem. A me piace molto perché non ha un ultra rimbalzo, ma simula benissimo il rimbalzo della pelle reale, insomma, del rullante. Qui ne abbiamo un altro, sempre della Rolem, bellissimo pad anche qui. Ok, cuffie antirumore, ragazzi, se fate lezioni con i ragazzi, ma anche per voi, proteggete sempre il vostro udito. Dimenticavo, qui abbiamo un panchinaro della UFIP Ecstatic che ho acquistato prima dell'endorsement nel 2011 e solo l'anno scorso si è rotto un pochino, però l'abbiamo riparato e lo uso per le prove o per studiare, quindi funziona ancora e fa il suo sporco lavoro, direi. Qui abbiamo un didgeridoo australiano che è il mio secondo strumento, uno strumento molto molto particolare, a fiato. Ok. E che altro? Direi che abbiamo detto tutto. Ah, ok. Climatizzatore, se avete una camera coibentata è fondamentale. Credete morite. Stick bag piena di ogni ben di Dio, quindi bacchette varie, fruste, spazzole, mallet, road extra large, eccetera, eccetera. Acqua fondamentale, ragazzi, portatevi sempre l'acqua. E ah sì, giustamente, la sala. Come vedete, la sala, oltre a essere insonorizzata, come ho spiegato prima, con le due porte, è tappezzata, ovviamente non casualmente, di questi pannelli chiamati appunto trappole, traps, che in pratica,
correggono l'acustica della sala stessa facendo suonare bene la batteria. È fondamentale quando avete una sorta di home recording come ce l'ho io. Ok ragazzi, spero che il tour nel mio studio vi sia piaciuto e ci vediamo prossimamente sui social o in giro magari per qualche concerto. Ok, rock on!